spettatori e telespettatrici di Casa 94 ben ritrovati. Qui su 6 la TV sono felice di intraprendere con voi una nuova puntata come sempre ricca di ospiti e ricca di tematiche. Ospiti, ovviamente professionisti esperti del settore ed è mio compito come sempre anticiparvi le tematiche che tratteremo all'interno di questa puntata di oggi. Parleremo ovviamente della festa della mamma perché è doveroso, tornano infatti a parlarne i nostri amici di Cachi, il nostro brand botanico con tante novità proprio in occasione della festa della mamma. E poi parleremo anche dell'Accademia della Gentilezza, scopriremo insieme di cosa si tratta e pensate avremo eh, in collegamento proprio il Presidente. E poi, come dico sempre, last but not least, perché ho già qui con me la nostra prima ospite, parliamo di musica ed è proprio la tematica da cui partiremo in questa puntata di oggi. Allora io vi presento Greta Lamai. Ciao Vanessa, ciao a tutti, grazie mille per avermi ospitata. Cantante, molto giovane esatto. e soprattutto definita Viso d'Angelo, <ride> giusto? Vero. Chi è che ti ha coniato questo soprannome? Ma in realtà, da uno dei primi articoli sul Corriere della Sera era stato coniato appunto questo titoletto viso da, definita Viso d'Angelo era un articolo appunto su uno dei miei primi brani che è stato appunto Angolo di cuore che è il mio primo inedito di cui è stato fatto questo articolo e sono stata definita così forse perché sono bionda, non lo so eh beh direi <ride> di sì, poi vabbè viso d'angelo effettivamente sì <ride> perché sei molto giovane, viso angelico quindi ci sta Allora sei una cantante, raccontaci, io so che insomma è una passione che mh, diciamo si sì, deriva da te ovviamente ma ti è stata tramandata Esatto, è una passione che mi porto avanti da quando sono veramente piccolissima questo perché sono nata in una famiglia di cantanti, sia mio papà che mia mamma sono sempre stati appassionati al mondo della musica in generale. E così da piccolissima ho iniziato un po' a interfacciarmi a questo mondo partendo appunto in casa mentre mio papà suonava la chitarra. Io mi aggiungevo a cantare, così si sono accorti di questo mio dono, di questo mio talento. E perché no, ho iniziato a partecipare a qualche concorso, partendo appunto dai concorsi quelli più di paese, quelli più sempliciotti, fino ad arrivare a concorsi nazionali, come ad esempio Una Voce per Sanremo, che ho avuto la possibilità di partecipare nel 2014, quindi quando avevo 14 anni. E questa vittoria mi ha portato proprio ad esibirmi al Teatro Ariston di Sanremo, cosa che è stata veramente la coronazione di un già un piccolo traguardo della mia vita. Eh beh, direi cavoli, non eh, è da tutto. È vero, no? è stata proprio un, una super emozione, spero di ripetere, magari questa volta con un mio inedito, perché all'epoca ero soltanto cantante-interprete, poi nel 2016 mi sono interfacciata anche alla scrittura. quindi... Componendo il pianoforte sono nati i miei primi pezzi, il primo punto. sei cantautrice, adesso. Cantautrice, okay. esatto. Eh, il mio primo pezzo che è stato Angolo di cuore, poi da lì sono nati tutti gli altri pezzi. Ora in distribuzione sono 13 brani. Quindi pian piano stiamo andando avanti e a produrre nuove canzoni di cui presto parleremo. Assolutamente <ride> sì, perché so che ci hai mandato dei video, insomma, ci, ci racconterai. Eh, allora, tu sei stata con noi già, proprio con me, qui in, in esatto. puntata qualche anno fa. Come è proseguito il tuo percorso? Allora, noi ci siamo lasciate se non sbaglio, con Dubai, che è stato appunto un uh, brano estratto dal mio album Questa sono io, uscito nel 2020. Esatto. E di cui appunto avevamo forse parlato del discorso videoclip che la sfortuna voleva che ci fosse il lockdown proprio in quel periodo. Esatto. E quindi Dubai è stata registrata al Lago D'Endine e non a Dubai. Eh, quindi, vabbè. questo è stato un piccolo imprevisto di passaggio, <ride> però dettagli. Da lì in poi sono successe molte cose perché oltre vabbè, ai miei concerti che adesso siamo ancora in tournée eh, ho conosciuto una persona fondamentale per questo mio percorso proprio in una radio di Milano che si chiama Sergio Soldano che adesso è diventato il mio produttore ufficiale della Sony Music Production e con lui sono nati tre dei miei nuovi inediti che sono Coco Chanel, Perdemos la Vos e l'ultimissimo che è Dimenticare. Eh, posso dire che è una persona fondamentale per questo percorso perché da quando ci siamo incontrati appunto in radio che è nato proprio come un'intervista classica. Mm -hmm. Ma avevo portato qualche canzone da cantare live, e gli sono molto piaciuta e interessata e così mi ha affidato appunto la scrittura, di, la stesura di un brano che appunto era Coco Chanel. Da lì in poi è nata questa collaborazione e anche amicizia e adesso stiamo andando avanti appunto a produrre con lui a Milano. E I brani, appunto, li potete trovare ovunque: sono Coco Chanel, Perdemos la Voss e Dimenticare. Ecco, io ti chiedo che cos'è per te la musica? Che, che cosa provi quando canti, scrivi? Allora, in realtà, per chi mi conosce personalmente, sa che sono una persona l'opposto di quello che poi si vede nei miei spettacoli. Sono una persona molto introversa, molto timida, spesso troppo. E con la musica è l'unico modo con cui riesco a lasciarmi andare completamente, cosa che magari con le persone non riesco fino in fondo, con la musica assolutamente sì, quindi c'è questo cambiamento radicale tra me come persona e me come artista. Quindi la musica per me è espressione proprio della libertà di sentirmi me stessa e potermi dare e connettere alla gente che mi ascolta. Quindi c'è un cambiamento radicale, diciamo così. Esatto. Ci sono due Grete. Esatto, la, la Greta, quella più timida, più impacciata, e la Greta sul palco che invece non ha paura di niente. Ecco, parlando appunto delle tue canzoni, io direi di andarne a sentire un pezzettino di una, poi torniamo e tu ce ne parli. Ok, con piacere. Che mi manchi, mi manchi ogni momento e non l'ammetto. E ascolto quel pugno che ho infiltrato in mezzo al petto che esplode e mi lascia senza fiato. Ogni sera da quando quei tuoi occhi mi hanno urlato, bevi avanti così, non si può più andare. Forse hai ragione, che io non so mai che fare. Perché lo sai che mi si spezza la voce ed è per questo che ti ho scritto una canzone. Come nasce questa canzone? Allora, questa ci vuoi qui... raccontare anche di cosa parla, anche se. Ovviamente il messaggio è chiaro. Allora, questa è appunto Dimenticare, che è l'ultimo brano uscito. È una canzone che parla di quelle situazioni che, mh, in cui ti ritrovi forse una sola volta nella vita. In quelle situazioni in cui molto spesso dici: È talmente bella, la sto vivendo talmente bene che già sto pensando a quando finirà. Quindi è la paura della fine già di una relazione o di una storia in generale. Paure che molto spesso ci portiamo avanti, soprattutto noi donne, che ci facciamo mille paranoie su ogni <ride> cosa. E, e quindi, appunto, si parla di questa paura di rovinare dei momenti, ma che in realtà tu stai ancora vivendo. È una canzone che è nata un po' così come tutte le mie canzoni, da cose della vita quotidiana, quindi cose proprio che viviamo tutte e tutti. È una canzone in cui quasi tutti si possono immedesimare appunto perché penso che ognuno di noi abbia quella parte più introspettiva che eh, si concentra più su quello che succederà in futuro più che sul vivere veramente a pieno il presente e quindi ho voluto un po' parlare di questo. Ecco, qui stiamo vedendo un video, ma sei tu. Ecco, sì. Madonna, <ride> <Sono> pazzesca. <io. ride> a parte che sembri, ti giuro una tipo una Jennifer Lopez. È vero, dai. Molto questo... più grande, molto più aggressiva. È vero, questa è Coco Chanel, infatti qui sono stata truccata da Francesco Plebani che saluto e ringrazio che ormai è il mio truccatore ufficiale. No, ma infatti trucco eh, pazzesco. sì, infatti devo dire che stento anch'io a riconoscermi. <ride> Però sì, sono io, ragazzi, giuro. No beh ma sei bellissima anche così <ride> però ti giuro che vedendoti lì ho detto ma è lei o non è lei perché sono comunque io, il trucco io. fa tantissimo. tantissimo Poi comunque lì sembri veramente una, tre, una ragazza trentenne <ride> è vero. e un po' alla Jennifer Lopez È un vero, po così Molto estivo poi con diciamo. esatto sì sì che un po' è anche il senso di quella canzone Coco Chanel, è proprio l'espressione dell'estate. Per me Coco Chanel è identificata proprio come l'essenza dell'estate, quindi della libertà, del divertimento, ed è quello appunto che ho voluto rendere poi con questo piccolo videoclip, in cui appunto sono molto diversa, molto più estiva, molto più leggera. Ecco. Esatto, pazzesca veramente. <ride> Ma invece senti una, una curiosità, una domanda di backstage, no? Perché giustamente da casa vogliono anche un po' entrare nel, nella vita, nel backstage dei nostri protagonisti in studio. Per le scenografie e i videoclip tu hai un po' potere decisionale, no? Dici magari vorrei essere così in questo video. Poi... Sì, allora, fino, fino ad ora sì, la parte decisionale è sempre spettata a me perché mh, quando nascono le canzoni nascono anche proprio le idee che hai della canzone, quindi già ti immagini lo scenario mentre stai registrando la canzone, già ti immagini come sarai, come dovrà essere. Questo anche perché mh, la parte visiva fa tanto anche in una canzone. Eh certo e questo rende anche tutto un po, più, un po' più dolce, tutto un po' più comprensibile anche a chi poi si metterà ad ascoltare la canzone e a capirne il significato. Qua ad esempio stiamo vedendo per Demos la bosca, è stata una cosa un po' più semplice perché abbiamo voluto fare un video eh, lyrics quindi okay. semplicemente col testo, però che renda un po' l'atmosfera della canzone, che è quella un po' ballabile dell'estate, un po' spagnolita. Esatto. Che poi, insomma, le canzoni un po' così latine, spagnoleggiate eh, rendono... vanno molto d'estate esatto. i tormentoni. Un po' più estive. E qua sei un po' più sbarazzina, no? Sì, qua un po' sì. più... con i molto codini Con più del mio solito, esatto. <ride> esatto, beh, molto bello anche questo. E poi il fucsia è il mio colore preferito. E quindi insomma tu comunque ti immagini quello che potrà essere il videoclip e poi cioè ti aspettavi di essere veramente così poi. Ma di... poi in realtà no, si dimostrano sempre molto superiori alle mie aspettative. Io penso sempre una cosa, ma poi forse per il mio carattere, che io penso sempre un po' meno di quello che sarà, perché così dico se va meglio, sono più felice, se va peggio, invece <ride> Abbe, vabbè, certo, me l'aspettavo. Ovvio. ovvio. E quanto conta avere un team comunque che ti supporta, anche ad esempio il tuo produttore o il tuo make-up artist? Conta veramente tanto perché appunto dietro ad una canzone che uno pensa: vabbè, è una canzone, in realtà ci sono migliaia di persone, migliaia di idee e veramente è fondamentale che ci sia anche questa sinergia tra le persone che collaborano. Perché è vero che io sono cantautrice, quindi io compongo il pianoforte, scrivo, però è ovvio che se non ci fosse questo rapporto con il mio produttore, Sergio. Non si creerebbero poi le canzoni che alla fine sono il risultato finale, perché la canzone inizialmente è soltanto testo e pianoforte, poi quello che sentiamo è tutto ricco di strumenti, di produzioni, di arrangiamenti, tutte cose che nascono con ore e ore di studio di registrazione, appunto col produttore. Poi c'è anche Rita Costa, che è il mio ufficio stampa, che prepara sempre tutti gli articoli, tutte le cose per i giornali, quindi sono molto seguita anche su quel lato. Poi appunto quando faccio i videoclip ho appunto il team di videomaker, o il truccatore, quindi un sacco di persone che veramente. Poi mi riempio anche il cuore dirlo perché veramente sono persone che credono in me e che amano lavorare con me perché poi si crea questo bel rapporto che credo appunto sia fondamentale sia per il benessere proprio personale mentre lavori, sia Bello. appunto poi per il risultato che la gente poi vede. Assolutamente, soprattutto io dico sempre che il rapporto con il proprio manager è molto importante. Tu sei fortunata perché ce l'hai in famiglia. <ride> è vero, quindi la fortuna di avere un papà manager devo dire che è molto alta. Questo perché io so benissimo di avere un carattere molto difficile e credo, e ripeto le parole di mio papà, se avessi avuto al mio fianco un altro manager mi avrebbe già mandato ah, a quel, quel paese, paese probabilmente. Però probabilmente non ti saresti neanche fidata così tanto. No, assolutamente, esatto, quindi sono molto contenta di questa cosa e sono anche libera poi di avere le mie varie arrabbiature perché so che dall'altra parte c'è qualcuno che mi capisce e supporta. Greta, grazie per essere stata con noi. Grazie a te, veramente. E bocca al lupo per il tuo percorso. Ti ringrazio, ciao a tutti. Torniamo tra pochissimo, mi raccomando non cambiate canale. Un saluto amici di Casa94, ben ritrovati con noi in studio dopo la pubblicità. Adesso andiamo subito in collegamento con il presidente dell'Accademia della Gentilezza, Guido Stratta. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno, un piacere essere con voi. Anche per me, insomma, non è di consueto avere qui con noi un ospite dell'Accademia della Gentilezza, soprattutto il presidente. Già ne avevamo parlato qualche puntata fa eh, di, del Movimento della Gentilezza perché erano stati con noi altri, altri ospiti, ma oggi ne parliamo proprio con te, che sei presidente. E allora io ti chiedo innanzitutto eh, di definire l'Accademia della Gentilezza, che cos'è, come nasce e su quali principi si fonda, anche se uno è molto chiaro. Grazie di cuore. Eh, intanto definisco cos'è la gentilezza per noi, perché purtroppo nella società ci sono grandi fraintendimenti. La si pensa come buone maniere, cortesie, educazione, certe volte anche come manipolazione per ottenere dei risultati. La gentilezza di cui parliamo noi è un gesto assolutamente spontaneo che viene fatto verso un'altra persona a suo esclusivo vantaggio. Ecco, allora non è necessaria, non è un'ingiunzione paradossale, ma quando desideriamo esserlo, sprigioniamo un'energia meravigliosa e creiamo relazioni potenziate per il futuro. L'Accademia ha proprio questo obiettivo, dimostrare nei vari settori della società che questo approccio sia possibile, sia nello sport che nella cultura, che nelle aziende, che nelle istituzioni. Questa è la nostra grande ambizione. Ecco, in quale modo è possibile? Cioè, che cosa fate voi anche per, diciamo, non convincere, ma comunque includere le persone in questa in quest Accademia, in questo ideale? apriamo una discussione per far capire che questo concetto non, va, non vada espulso dalla società. Il nostro obiettivo è far capire che tenendo insieme il risultato, perché per carità nella vita se non si raggiungono i risultati non si fa nulla, ma appunto tenendo insieme il cosa fare con il come fare e quindi avere anche grande attenzione a benessere e motivazione. Noi entriamo nei vari settori discutendo con le persone di questo tema e cercando di dimostrare che c'è sempre tempo per la gentilezza perché potenzia se stessi e eh, i risultati dell'organizzazione. Assolutamente, ma io ti chiedo che cosa ti ha spinto ad entrare in questa, in questa Accademia e soprattutto diventarne Presidente? Allora l'ho fondata e mi ha spinto la passione. Io, Vanessa, dico che nella vita non esistono persone che hanno coraggio e persone che non ce l'hanno, ma il coraggio si attiva quando uno fa ciò che ama. Io, questo stimolo l'ho sempre avuto di cercare di dare modelli comportamentali che non fossero solo dell'aggressività o del comando e del controllo. Già quando ero manager ho applicato in un grande gruppo internazionale queste cose e devo dire con risultati veramente brillanti. Quindi, vuol dire che se noi disintermediamo questa catena del cinismo, per cui noi pensiamo che il mondo rimarrà sempre quello che ci hanno passato, ecco se rompiamo questo circuito possiamo costruire un mondo migliore. È vero, hai ragione. E allora io vedevo intanto che parlavamo, scusami, ti interrompo un attimo, delle immagini dove tu eri ospite, eh, protagonista in di diversi eventi, conferenze, eh, programmi televisivi. Ci vuoi raccontare un po' in quali insomma, occasioni sì. sei stato ospite? Allora, grazie, mi fate un regalo emotivamente molto bello. Allora, io intanto mi definisco, Vanessa, un very normal people, quindi il mio approccio <ride> è stato quello di un'umiltà totale. E, e con questo approccio generativo mi si sono clamorosamente aperte grandi porte. Qui scorrono delle immagini, quella che mi è più cara è quella dell'inizio di tutto, questa in cui vedete il libro che ha dato il via libera a questa rivoluzione gentile. L'abbiamo chiamata con Bianca... Co, eh, autrice psicanalista nonché mia moglie che devo dire ah. eh, sta cercando di curarmi da 30 anni, ma rimango un fanciullino ah. e lei probabilmente mi lascia per questo. Non, non dice: Ma come faccio a non curarti? Ecco a parte gli scherzi, perché l'abbiamo chiamata rievoluzione? Perché ci vuole la passione del rivoluzionario, ma la passione non basta perché sovente le rivoluzioni regrediscono e l'ambizione che abbiamo di diventare evolutivi cioè riuscire a far capire che le cose cambiano e possono migliorare. E dicevo che bello, vedo scorrere giornali che ci hanno dato spazio, eravamo un po' outsider, ma due cose voglio ancora citare. Questa, che compare adesso, la bellezza di essere diventato un benchmark a livello internazionale, ci chiamò, l'Accademia la... fu chiamata proprio dalla... a Bruxelles, dal commissario benessere e lavoro. Perché questo accordo statuto della persona, che io ho sottoscritto con i segretari confederali quando ero direttore del personale dell'Enel, ha dato gambe nelle relazioni industriali alla gentilezza, cioè a tenere insieme motivazione, risultato e benessere. Vanessa, te ne dico una: avevamo esteso alle ditte dell'indotto con magari stipendi più bassi, tipo le ditte della pulizia la possibilità di scrivere alla piattaforma di certificazione linguistica i figli meritevoli. Voi capite che far arrivare alla C1 di inglese un ragazzo la cui mamma magari guadagna 1200 euro al mese è una cosa che a me ha arricchito veramente il cuore eh, certo. e ancora oggi ne sono fiero. Eh certo, immagino assolutamente una, una bellissima cosa quella che, che fai tu insieme insomma, al tuo alto team. Eh, a proposito, appunto, vedevamo anche nelle, nelle immagini che scorrevano delle trasmissioni televisive, ci vuoi raccontare di cosa stavi parlando, in quale occasione appunto sei andato? Vedevo anche la, la Cuccarini, se non sbaglio. Sì, sì. Giusto, ok. Sì, sono stato, adesso dopo questa intervista, la trasmissione migliore a cui ho partecipato sarà la vostra. Ma, Vabbè, ah, no, ovvio. No, ma <ride> devo dire, ho avuto la fortuna di essere chiamato sulle emittenti nazionali, su Sky. Il, il tema era questo: eh, che ho portato anche a teatro la bellezza di confrontarsi su domande scomode, che sono quelle che il cinismo vuole fare. Allora, molto incuriosito i giornalisti che venisse una persona a mettere la faccia su qualsiasi domanda scomoda. E qui, per esempio, ero a Genova. Ho avuto l'onore di avere 600 persone al teatro Leonora Duse, dove, fatto questo spettacolo in cui si parla di gentilezza, con ironia, poi a sorpresa si è discusso col pubblico. È stata la prima che poi stiamo portando in giro per tutta Italia e dà molta, molto divertimento perché, ecco, vedere una persona a cui puoi fare qualsiasi domanda e non si nasconde è, è una cosa che ha stimolato. Nelle trasmissioni abbiamo fatto questo. Eh beh, insomma, 600 persone direi che, che non è poco. Insomma, poi ci farai sapere come andrà, però, se già questa è stata così ricca di, eh, di ascolti, di persone, devo dire che ovviamente è una tematica che interessa. E a proposito di domande scomode, te ne faccio una io scomoda adesso. No, oh, ma senti. <ride> Anche chi comunque aderisce ai principi della gentilezza ogni tanto si arrabbia? Caspita, caspita, ah. Vanessa, siamo umani. <ride> Quando mi fanno questa domanda, ma Guido tu sei sempre gentile? Io rispondo no. Allora mi dicono: Ma com'è possibile? No, ma c'è una differenza: che il gentile, quando non è gentile, poi chiede scusa. Ah, beh, ok. Però insomma, l'importante è che anche tu ti arrabbi perché sennò mi preoccupavo. <ride> beh, no, non sarei qui, probabilmente sarei ad altri livelli predicando nel, nel nuovo terreno di Gerusalemme. <ride> Senti, parlando sempre di, di programmi televisivi, più che di programmi di personaggi televisivi, c'è qualcuno, qualche personaggio che tu, mh, pur magari non conoscendolo, però così guardandolo, identificheresti in, questo, in questa serie di principi che fanno parte dell'Accademia della Gentilezza? Sono curiosa. Sì, no, io adesso cito, dato che per me il mondo lo dovete fare voi, giovani, che probabilmente finalmente costruirete qualcosa di migliore di quello che vi lasciamo noi. Cito uno che non solo per me è l'emblema, ma che conosco perché lo sostenni quando non era ancora a questi livelli e gli dicevano: Sei troppo morbido, sei troppo rispettoso, non ce la farai mai. Parlo di Signore. Eh <ride> Avevano ragione io. allora, devo dire. <ride> Ebbene, eh ma le profezie dei cinici vanno proprio eh, rotte con il comportamento concreto e con la motivazione. Sinner è veramente l'emblema, ma potrei citartene molti altri. Prendiamo uno della mia età, Carlo Ancelotti, che è un allenatore iper vincente, ma è anche iper gentile e ha un rapporto con la squadra di straumanità. Noi dobbiamo guardare agli esempi belli, agli eroi. E ci sono da tutte le parti che ci danno belle testimonianze. E eh beh, immagino sei richiesto questa mattina. <ride> Scusate, ho bloccato, avevo fatto un errore telefonico, ma loro no, dimostreranno la bellezza della, della spontaneità. Esatto. The, the show must go, on, no? Poi è, è il bello del, del live show. Senti, concludo con questa domanda. Innanzitutto, grazie per, per esserti prestato anche alle battute ironiche, ovviamente. Ma concluderei con questa domanda: quali sono i tuoi, i vostri obiettivi futuri? Perché insomma già state facendo tantissimo, però so che eh, ognuno vuole sempre crescere, no? Quindi immagino sia anche un tuo, un tuo obiettivo questo. Vanessa, il nostro obiettivo umile ma molto determinato è di continuare a dare esempi nella società in tutti i settori che un altro approccio è possibile. Molti mi dicono, Guido, ma è un'ambizione assurda, ci sono le guerre, c'è la striscia di Gaza, c'è l'Ucraina. Io dico, il Medioevo l'abbiamo visto, era pieno di guerre, c'era la peste, sembrava la fine del mondo. Dopo è arrivato il Rinascimento. Forse la nostra umanità sta di nuovo in un momento di Medioevo. Con queste guerre, questa aggressività, questo urlarsi addosso, sono convinto che arriverà un nuovo umanesimo. Ecco, devi andare a insegnare i principi della gentilezza a loro che fanno le guerre, quindi magari si riuscirà a, a essere un po' più tranquilli, anche perché insomma. Ma Vanessa, Alcune sai. Io, sì, una battuta rapidissima. A quei livelli non possiamo più insegnare niente, e come rispondiamo noi a questi stimoli? Se l'individuo, io sono biologo marino, si considera una goccia non è nulla, ma se si considera una goccia che forma l'oceano si può fare tanto. Assolutamente. Guido, io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Ringrazio Guido Stratta, presidente dell'Accademia della Gentilezza. Voi, ovviamente, continuate a seguirci perché non è finita qui. Grazie, buona giornata. Ben ritrovati con noi in studio dopo la pubblicità, torniamo a parlare di gioielli botanici e tanto altro con la nostra esperta botanica Jessica Soce. Ciao Vanessa. Torna la nostra Jessica, esperta botanica di Kaki. Oggi parliamo della festa della mamma e quindi insomma immagino ci siano varie novità, no? Io ho già sbirciato qualcosina prima ovviamente perché insomma eh, era mio compito sapere di cosa avremmo parlato oggi. Però ho delle domande da fare. Che insomma mi pongo ovviamente dal punto di vista dei nostri telespettatori. Quindi. Però lascio inizialmente la parola a te. Cosa ci presenti oggi? Grazie Vanessa. Sono tornata dopo, <ride> dopo una settimana di malattia. Sono tornata. Ma ti ricordi che l'ultima volta ci siamo lasciate dicendo che ti avrei portato qualcosa di rosa? È vero! Ti ricordi? Sì? Ho oh. detto se no non ti vinto più. Bravissima. <ride> ho mantenuto la promessa e ti ho portato due cose rosa. Visto eh. che la festa della mamma è imminente ormai perché è maggio, è qui vicino alle porte, bisogna iniziare un po' a pensare cosa regalare. E visto che abbiamo deciso di dedicare la collezione festa della mamma, cioè più che di dedicare è proprio di concentrarci sul colore rosa. Ah, beh, Quindi certo, non sì. potevo non portarti e mantenere la promessa. Allora, Grazie. Ho portato con me mh, qualche cadotto. Non vi svelo tutto perché poi nelle prossime settimane vi porterò altre cose dedicate ah, okay. alla festa della mamma. Ci, ci svela poco alla volta. Un po' per volta. <ride> sì. Allora oggi ho portato con me l'ampollina con all'interno dei petali di rosa pink, dedicata Belli. apposta alla festa della mamma. Ma qui ho portato dei regali. Scusami, già una domanda. Io inizio a rompere le scatole subito. L'ampollina si vende così o si usano i petali per.? No, si vende già così e si, si regala già così. Quindi ah, all'interno okay. dell'ampollina ci sono dei petali di rosa vera essiccati, rosa pink per la festa della mamma. Eh, beh, certo, sotto che, pink. Che poi, tra l'altro, perché abbiamo deciso di utilizzare la rosa e concentrarci sulla rosa? Perché maggio è il mese delle rose. Ah, beh, certo. Quindi... Poi okay. il fiore più romantico in assoluto è la rosa, e per Obvio. la mamma, abbiamo voluto dedicare questo. E quindi sarebbe un peccato, insomma, prendere i petali e utilizzarli come decorazione, esatto. Perché cioè, diciamo che proprio quello è già un, un soprammobile, diciamo esatto. così, no? Eh, diciamo che a noi piace regalare un concetto, e regalare un'emozione. Cioè non, non bisogna vederlo come un semplice oggetto, come una semplice creazione botanica, ma si va a regalare l'amore con questa. Certo. L'amore che un figlio prova per la mamma. Assolutamente. Poi ho portato con me altri cadeaux, allora iniziamo a svelarli. Vai. Allora, vediamo. Allora, innanzitutto così è come... Um... Arriva un regalo, giusto? Esattamente per chi la... ordina dal nostro sito web. Oggi, esatto, mo mostriamo anche il confezionamento di quello, che è, di quello che sono i nostri regali. Riceverete la scatola, quindi la scatola Kakidama illustrata dalla, dalla nostra illustratrice Sandy Aime, dove appunto vedete il logo Kakidama, vedete la certificazione. E Qui dietro potete vedere tutto il nostro forum di contatti e un QR code che rimanda poi al nostro sito web, dove potete trarre tutte le informazioni necessarie alla cura delle piante, ma anche qualche curiosità in più che magari mi dimentico io di svelarvi qui in puntata, potete trovarlo lì. Dici e qui. Bravissima la storia, bravissima. E le leggende che ci avevi raccontato. Esatto. Allora, abbiamo un sito web veramente ricco di di testi e di, di informazioni molto interessanti quindi vi consiglio assolutamente di, di andare a visitarlo a proposito www.kaki.life e qui invece siccome sapete che noi la salvaguardia del pianeta è uno dei nostri obiettivi number one in assoluto in azienda abbiamo un QR code con la modalità di smaltimento della, della scatola e dell'imballo in generale detto questo e ovviamente non può mancare il, motto. Il, nostro, il nostro motto, il nostro payoff per eccellenza, che è appunto lo sapete benissimo ormai: la felicità è nelle piccole cose. Quindi, una volta ricevuto il vostro regalo, andate ad aprirlo e cosa troverete all'interno? In questo caso, trovate un bellissimo kokedama avvolto con della carta per appunto assorbire l'umidità del muschio. Con della carta, e qui abbiamo una bellissima oya curry. Bello! Con piattino in terracotta fatto a mano. Allora, il piattino lo adoro, cioè è troppo sofisticato. È sì, vero? Sofisticato, ma minimal allo esatto. stesso tempo. Poi approfitto, Vanessa, della domanda che mi hai fatto prima su, su questa pianta: le quinte, sì. esatto, che mi hai chiesto: ma l'avete fatta voi a forma di cuore? Eh. In realtà no. Loya Kerry è una pianta grassa particolare, famosa appunto per questa sua forma a cuore, quindi. Nasce già così. Assurdo, sai che non l'avevo mai sentita? Non sapevo esistesse una pianta così. Sì, 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 si chiama Olha Kerry, è anche abbastanza diffusa, ultimamente famosa. Ci prendiamo un po' il merito noi di Kaki. Ah, per questo perché <ride> la, è una pianta che, che insomma utilizziamo molto per le nostre creazioni. Ma cioè, si trova anche qua? In sì, Italia? sì, sì, si trova assolutamente. Potete trovarla un po' in tutti i vivai. e... Il nostro compito, poi, come sapete, è quello di, di trasformarla in un kokedama. Però Ma nasce così? È una così. pianta grassa. È una pianta grassa, è proprio una foglia Cavoli. pianta grassa che noi mh, prendi, mh, prendiamo e coltiviamo già così e poi niente, andiamo a, a fare il nostro solito kokedama fresco, col muschio fresco siciliano. È super particolare comunque. Sì. E secondo me, a mio avviso, non, non c'è migliore festa quale quella, mh, la festa della mamma per regalare un Davvero. cuore. O anche quella del papà. Papà poteva... San, eh. Valentino San Valentino. Comunque è, è un regalo da fare a una persona che si ama o cui si vuole particolarmente bene. E questo è uno Era dei uno. regali. <ride> Però non ho ancora rispettato la mia promessa, non ho ancora mostrato niente di rosa. È vero, quindi appunto. è il momento. Ti mostro un altro dama. Allora, qui abbiamo. Ormai la conoscete bene, la nostra best seller number one la tradescanzia ah eccolo. eccolo il piattino <ride> oltre alla pianta foglioline rosa oggi abbiamo portato un piattino rosa speciale pink edition appunto per la festa della mamma abbiamo qui il nostro cochedama con la tradescanzia rosa bellissimo ecco guarda devo dirti che col piattino rosa fa tutto un altro effetto vero? Eh? Eh sì perché riprende anche il colore della pianta mi piace un sacco. È abbinato, è, abbinato, è coordinato. Sì. Quindi, io ti dico la verità: io non saprei quale scegliere per regalare da regalare alla mia mamma. Sai che tra non tutti lo so. E due. sono indecisa <ride> perché il cuore è super particolare. Dall'altra parte il rosa è il mio colore preferito. Quindi non lo so neanche io. Ti capisco? Tutte e due. <ride> Tutte e due, Tutte perché due. no? Perché no? E vedi anche la differenza nel piattino, questo è in terracotta fatto a mano, mentre questo è in cotto smaltato rosa. Ah, io adoro tutte e due personalmente, quindi sono in seria difficoltà sulla scelta. Mi sa che opterò per regalarle tutte e due. Scrivete a Jessica <ride> al contatto che adesso ci ricorda, magari facendo sapere qual è stato il vostro preferito. Anzi, mi farebbe piacere un vostro feedback: se volete scrivere alla mia mail jessica.life, fatemi sapere la vostra preferenza, che sono curiosa. Ecco. Poi. Altra cosa, questa è veramente la promessa che ci siamo fatte, cioè di portarti il marimo col fondale rosa, te lo ricordi? Ah, pure, quindi tre cose rosa. Non esatto. Due. E l'ho portato con me. Oggi ho portato con me anche la scatola, così posso, posso farvi vedere anche questo come viene spedito certo. o come viene consegnato a chi lo acquista da noi in negozio. Allora, abbiamo la nostra scatola, anche questa è un'illustrazione della, della famosissima illustratrice Sandy Aime. Che appunto ha creato queste bellissime illustrazioni per, per Kaki. Allora, il bello di questa scatola è che appunto anche qui potete vedere la cura e la manutenzione, quindi chi lo riceve in regalo o anche per voi stessi se ve lo volete autoregalare, sapete poi come andare a comporre il tutto. Quindi abbiamo un piccolo estratto sulla cura e la manutenzione e anche qui un QR code sulla modalità di smaltimento. Qui dietro trovate sempre i nostri contatti. E qui invece abbiamo un bellissimo estratto scritto a mano sulla leggenda del marimo che ormai conoscete, eh vero? Sì. Laiga degli innamorati. Esatto. Anche qui estrarre con cura e il payoff, la felicità nelle piccole cose. Però io oggi vi faccio un piccolo. Una piccola dimostrazione pratica quindi Ah chi... ce lo fai live? Ve la faccio live Ottimo E tra l'altro anche quelle, Essendo l'alga degli innamorati Comunque al di là della festa della mamma Può andare bene anche per San Valentino Ce l'avevi detto Assolutamente la festa sì Per la papà Quindi anche Diciamo che sono un po' versatili no? Molto questi... versatili Secondo me sono regali Che vanno bene per ogni occasione eh sì. Perché comunque eh, dalla, dalla cultura tradizionale giapponese Questi sono regali che vengono fatti Proprio per augurare un buona fortuna, eh un beh, buon auspicio, sì. quindi si adattano ad ogni occasione. Vai, ti lascio creare. Allora, questo è come lo riceverete, in questo caso io ho scelto di portare con me la, il tappo laserato con un cuore, perché oh, sono un po' così, un po' romantica in questo periodo, che quindi bello. il cuoricino da regalare alla mamma. È perfetto la mamma. tra l'altro, come hai fatto a farlo? Allora... Eh, lo è, viene fatto artigianalmente sempre da un, da un artigiano locale di, di Bergamo, anche lui, che appunto lasera questi tappi in sughero. Wow. Tra l'altro, abbiamo anche la possibilità, abbiamo implementato la possibilità di personalizzare il tappo: quindi, se avete una dedica speciale da fare alla vostra mamma per la festa della mamma, sappiate che si può incidere sul tappo. Fantastico. Poi per la festa della mamma avremo dei tappi in edizione speciale. Speciale appunto con scritto ti voglio bene mamma, sei speciale mamma insomma visitate il nostro sito per restare ecco. aggiornati cioè hai spoilerato la novità della prossima volta no, no, <ride> non riuscivo a farne a meno perché è troppo bello allora io vi faccio vedere come si compone un, come si compone un marimo e intanto magari vi do, vi do anche qualche curiosità troverete un, um, un cartellino dove all'interno ci dice di sciacquare più volte il fondale del marimo Ovviamente oggi saltiamo questo passaggio perché in puntata è un po' difficile eh sciacquare sì. il fondale, però fatelo. Però sapete che esatto. farlo, esatto. Fatelo soprattutto per avere un'acqua più limpida. Allora, andiamo a versare il nostro fondale rosa. Rosa naturale. Non vedo l'ora. Ricordiamo che è un fondale dedicato appunto all'acqua dolce. Ok, andiamo a livellarlo un pochino. Una volta inserito il nostro fondale, voi fate questo passaggio che io oggi non faccio: sotto l'acqua corrente sciacquate due o tre volte e buttate l'acqua. Io in questo caso vado a versare dell'acqua. Allora, l'acqua deve essere o naturale di bottiglia, ok, oppure eh, si può utilizzare anche dell'acqua, anzi, meglio scelta più ecologica. Utilizzate acqua del rubinetto o di fontana decantata per almeno 24 ore, quindi lasciata riposare in modo tale che i metalli pesanti e tutte le schifezze evaporino o si depositino sul fondo. Ecco, ad esempio la vediamo non proprio limpidissima, proprio perché, come dicevi tu, non hai fatto questo passaggio. Esatto, di abbiamo saltato il questo fondo. passaggio di sciacquare il fondale perché ci viene un po' difficile esatto. in questo momento. Era per avvisare quelli da casa che. Assolutamente. Che Poi riceverete il vostro marimo in bustina. Ok, questo, il Marimo così può durare fino a 7/10 giorni senza acqua, uh -huh. perché appunto è sigillato ermeticamente e quindi non sussiste il problema. Una volta ricevuto poi il vostro mari Marimo, anche qui saltiamo questo passaggio perché in TV ci viene difficile farlo, ma va sciacquato sotto l'acqua corrente del rubinetto, strizzato leggermente, potete farlo proprio così, si strizza. Senza paura. Ok. Poi gli potete ridare una forma leggermente sferica, piano piano, delicatamente. E poi andate a prendere il vostro marimo e lo tuffate. Qui abbiamo un po' poca acqua, però il senso è quello. Si prende e si tuffa. Esatto. Si chiude il contenitore, magari aggiungendo appunto più, più acqua fino a questo livello. Così proprio galleggia. Esatto, per poter ammirare quella che è la danza, la famosa danza, l'aiga danzante, no? Esatto, e di solito sono in due, giusto? Possono essere... O, o singoli o in coppia, in coppia appunto per rappresentare al massimo quella che è la leggenda dell'alga degli innamorati, ma comunque può rimanere anche da solo e può essere appunto come viene utilizzato in Giappone tramandato di generazione in generazione perché ricordiamo essere un'alga molto longeva, può durare fino a 200 anni. Quindi è un regalo per sempre, a tutti gli effetti. Che belle le novità che ci hai portato oggi per la festa della mamma. Hai visto Vanessa? Mi abbiamo portato veramente. un po' di, di novità live. Assolutamente, e comunque è possibile no? imparare a fare quello che hai fatto tu oggi. Assolutamente, e ricordiamo che presso il nostro Kaki Store di Treviglio è possibile imparare e fare con le proprie mani un Kokedama e soprattutto per la festa della mamma vi ricordo che può essere un bel regalo regalare un'esperienza da fare con la propria mamma, quindi un workshop su come fare un kokedama. Bello, assolutamente, magari insieme anche appunto a tutta la famiglia. Esatto, anzi, in questo periodo abbiamo in programma numerosi corsi, restate aggiornati, per qualsiasi informazione potete sempre scrivere alla mia mail gessica@cachi.life o anche direttamente per prenotare la vostra esperienza. In questo momento sono due i workshop attivi per imparare a fare un cochidama o per imparare a fare un terrarium. Ti ricordi Vanessa? Mi il terrarium? ricordo qual era, sì, ormai guarda, li so quasi tutti. <ride> esatto, quindi uh, vi aspettiamo numerosi presso il nostro store appunto per imparare. Una cosa non ti ho chiesto, mi è saltata adesso all'occhio la tua collana. Ah sì, hai ragione, stavamo dimenticando eh, una parte Jessica. importantissima. <ride> allora io oggi indosso un gioiello botanico mille fiori perché... Finalmente è rispuntato il sole qui, qui da noi e mi sento un po' in mood primavera. Mm. Quindi sto indossando un, il best seller primaverile che è appunto la collana Mille Fiori. Ma anche qui per la festa della mamma abbiamo una novità importante. Ah. Non so, ho voglia di svelarvela, dai, ve la Vai. spoilerò oggi. <ride> Giusto un accenno: abbiamo una collezione di gioielli botanici dedicati interamente alla festa della mamma, quindi con rosa pink. Sono una limited edition, quindi affrettatevi wow. a prenotarli. Assolutamente, magari la prossima volta ne parliamo bene e ce li fai vedere. Magari te ne porto uno anche per te, Vanessa. Ah, grazie. <ride> va bene, non vedo l'ora. Allora ti rinvito, dai, Vanessa. <ride> va bene. Dai, scherzi a parte, la prossima volta vi anticipiamo che continueremo a parlare della festa della mamma. Assolutamente sì. Jessica, Cioce di Cachi, grazie per essere stata con noi. Grazie a te, Vanessa. Ovviamente, grazie a tutti voi per averci seguiti. Noi concludiamo, come sempre, offrendoti un buon caffè. Mm -hmm. Quindi ti ringraziamo per essere stata con noi e concludiamo con questo caffè offerto da Caffè del Caravaggio. Intanto, grazie, noi parlavamo, la nostra regia ce l'ha preparato. E oggi ti offro un caffè del Caravaggio Aroma Vellutato. Mm -hmm, non vedo è la seconda volta che lo provo e ti assicuro che è buonissimo. Grazie. Quindi, grazie a tutti voi per averci seguiti, noi chiudiamo così godendoci questo caffè, mi raccomando non mancate al prossimo appuntamento.